E non abbiamo avuto modo di chiacchierare questi secondi prima dello start della diretta, Francesca. Comunque, benvenuta. Grazie, ciao a tutti, ciao Cos'è Davide. quella che hai dietro? Una collana di videocassette? Cosa Sì, sono? sono CD, sono CD. CD. Senti, allora, innanzitutto benvenuta. E ho voluto fare questa chiamata con te, chiamata molto breve. Perché mi capitano alcune persone che sono spesso, mi arrivano molto, molto simili, in situazioni molto simili, uguale, diciamo, a quelle nelle quali ci siamo conosciuti io e te. Mi ricordo tante belle cose, mi ricordo tante cose diverse da adesso. Cioè, mi sembra veramente, guardandoti, di vedere quasi un'altra persona, no? C'era sei una persona gioiosa, una persona felice, sempre positiva, no? Però c'era un qualcosa, un velo che ti appassiva durante la discussione quando parlavamo, no? Adesso hai uno sprint in più, però. E io sono partita che ero molto scoraggiata, perché comunque quando ne provi mille, quando vai anche per i canali più ufficiali, quando ti fidi delle persone, della medicina tradizionale comunque, e non hai risultati, tu ti impegni, ti sforzi, la partenza sì, la speranza c'è, ma parti sempre con un freno a mano tirato, insomma. Allora, mi aveva colpito una cosa quando ci siamo sentiti, che accade è un qualcosa di molto simile che sento spesso e tutti i giorni. Ovvero, ho provato a fare questa dieta, ho provato a fare questo percorso, sono dimagrita 10 kg, sono dimagrito 5 kg, ma poi dopo un mese li ho rimessi tutti con gli interessi. Questa cosa mi aveva molto colpito, ok? Mi aveva molto colpito nel senso che è vero che è qualcosa che accade, che molto spesso mi sento dire, però so che è qualcosa di diverso rispetto al percorso che faccio io, ok? E che io dico che faccio io, ma che poi facciamo insieme, perché io ci metto magari la conoscenza e il resto lo fai esattamente tutto tu. Spieghiamo un attimo la situazione nella quale eri, cioè che cosa facevi e perché non riuscivi a ottenere il risultato, secondo te, eh? Allora, io non riuscivo, dopo l'esperienza con te ho capito che quello che mi mancava era un approccio molto più aperto su più strade, cioè io non potevo limitarmi solo a un'alimentazione corretta o solo attività fisica e non guardare un quadro molto più completo che sia la mia situazione giornaliera, il mio metabolismo, quello che il mio corpo come reagisce, di quali nutrimenti ha bisogno, in quali quantità, e anche quali integratori, quali sostanze, proprio un approccio molto molto più ampio di quello che io ho sempre fatto. Purtroppo, avendo anche con un nutrizionista, il massimo del mio risultato era mezzo chilo al mese. E quindi capisci che dopo tanto tempo riuscire a ottenere un risultato, ma perderlo in tempo ancora più veloce, è molto Guarda, no, demotivante. Sì. ma poi il discorso legato alla carta, cioè vai dal nutrizionista, il nutrizionista ti dice questo e ti dice vai avanti con questo. Quindi tu ogni volta che devi mangiare qualcosa devi aprire la carta e dire boh, devo mangiare questo, posso mangiare questo. Invece che c'è l'idea mia e poi è quella che è stata apprezzata e dove abbiamo ottenuto dei risultati noi, era quello di renderti consapevole, cioè te l'ho detto fin dal primo giorno, cioè fino a quando non inizi a capire che come devi intervenire sulla tua vita, allora siamo sempre punto a capo, cioè sono uno dei tanti. Sì, no, infatti una cosa che mi è molto piaciuta, che con te ho imparato a leggere tipo le etichette, a capire la differenza. Io pensavo di mangiare sano, mi ha fatto ridere una volta, ti faccio un esempio, quando ti ho detto ma posso mangiare questa frutta secca? E tu mi hai detto guarda che un terzo di quello che mangi è zucchero. E io sono caduta giù da un pero perché ho detto ma che ero convintissima di mangiare sano, bene, e quindi andavo tranquillissima, e invece ha detto no, guarda che è tutto zucchero. E io ci sono rimasta
Allora, sconvolta. semplicemente, semplicemente eri una l'ennesima vittima del commercio legato all'industria alimentare, ovvero, vi scrivo, questo prodotto non contiene zuccheri aggiunti, poi magari gli zuccheri li mette dentro da un'altra parte. Quindi renderti consapevole ha fatto sì che tu, dopo, se ti ricordi, i primi 4-5 giorni dove era un po' un casino, ti ricordi, no? Ma come faccio a stare Sì. dentro a questo? Come faccio a stare dentro a quello? Hai iniziato a capire la mattina lo sprint che ti dava a fare una determinata colazione rispetto alla solita colazione. A me personalmente mi ha molto colpito il cambiamento che hai fatto, non solo dal punto di vista dei numeri e dal punto di vista estetico, ma anche nell'approccio al pranzo o alla cena. Mi sei arrivata che mi mangiavi, per esempio, magari la minestra, magari anche la mangiavi, ma era una roba già pronta. Cioè, si Sì. nascondeva qualcosa dietro la roba già pronta che in realtà ti stava andando a danneggiare il metabolismo, perché tante cose purtroppo. Vai, vai. Che scopri che magari tu lo fai molte volte per praticità e pensi che siano cose anche abbastanza sane e quindi poi non capisci come mai non dimagrisci, come mai non hai risultati. Poi scopri che seguendo le tue indicazioni comunque colazione, pranzo e cena non è che devo diventare cracco o chissà che, però già seguendo comunque le indicazioni di quello che devo mangiare è possibile sia cucinare che cioè, riuscire a mangiare cose preparate da te e quindi sai quanto ci hai messo, sai cosa ci hai messo e riesci a tenere a bada tutto, cioè non ti lasci prendere dallo spuntino dell'ultimo minuto perché comunque uno mi hai fatto sparire la fame nervosa, che è stata una cosa meravigliosa. Gli sbalzi umorali, preciclo, gli attacchi di fame, e questo è un effetto collaterale positivo, oltre Certo. alla perdita di peso. Certo, Quindi certo. scopri che devi solo imparare a organizzarti in modo diverso da come hai fatto prima. Ti ringrazio, Sabrina, ci ringrazio per la testimonianza, cioè ti ringraziano. Ma io quello che, cioè, come sempre queste testimonianze sono fatte per chi ci ascolta, poi fondamentalmente, no? Non per noi. E mi fa molto piacere. Andrea dice una cosa molto interessante. Vorrei che tu dicessi anche qualcosa su questo perché ci abbiamo lavorato. Andrea ha scritto: sì, ma ci sono i familiari di mezzo, con loro devi lottare. Ne abbiamo parlato di questo, ti ricordi? Come gestire quei momenti? Spiega un attimino, cioè c'erano questi momenti qua da gestire, no? Le mangiate familiari. Sì, allora, su quello appunto io ti chiamavo qualche giorno prima dicendoti io ho perso questi chili, ti prego non farmeli riprendere per colpa della Pasqua, della Pasquetta, della cerimonia degli amici. E no, tu mi hai dato delle bellissime indicazioni per riuscire a sia a vivermi il momento, vivermi senza troppe limitazioni la giornata. Farmi quella che mi dici, la mia mangiata e non dovere poi conseguenze dopo. E quindi sì, sono casi comunque eccezionali, però funzionano. Guarda, no, mi ha colpito anche tanto. Adesso sposto un attimino l'attenzione su un'altra cosa. Il fatto che comunque mi sono trovato di fronte a Francesca, che non è che tutti i giorni, non è che era un amante dello sport quotidiano, no? Adesso ancora oggi non fa esercizio tutti i giorni, però No. mi è bastato sinceramente farle comprendere l'importanza di ciò. E io questo lo dico anche perché, anche per i trainer magari che mi ascoltano, o magari persone che fanno lo stesso lavoro che faccio io, cioè una persona che non ama fare sport o che non lo fa mai perché non fa parte delle sue abitudini, andare a prenderla, a costringerla a fare qualcosa che per la quale non è avvezza, cioè dovete farlo piano piano. Cioè, adesso quanta attività fisica stai facendo? Quanto esercizio fisico stai facendo? Allora, sono passata fino a poco fa era 3 volte a settimana, adesso da poco sono a 4 volte a settimana. Ok. E infatti una delle cose che Ecco, mi è piaciuta. Sì? no, la cosa interessante
E certo, sì, perché Sabrina scrive: Davide, per i cambiamenti piccoli ma costanti. Ma non è che sono io per questo, è che deve essere così. Cioè, il cambiamento netto ti riporta poi dove eri prima. Invece, i cambiamenti piccoli, prendo un'abitudine negativa, la sostituisco con una positiva, fanno parte di un equilibrio sostenibile e duraturo nel tempo. Ma Sì. a parte questa cosa qua, interessante, dato il fatto che comunque, insomma, trovare un'attività che gli piacesse fare. Non è stato semplice, no? Tante persone dicono: io ti propongo il miglior allenamento che per fare questo. Cioè, non funziona così. Cioè, io mi trovo di fronte a una persona che gli piace fare una cosa piuttosto che un'altra. Le ho dato, cos'è, gambe addominali glutei, adesso che stiamo Allora mi ha facendo. dato i tuoi esercizi e poi mi ha messo dei giorni in cui faccio attività aerobica, però mi permetti di fare l'attività aerobica che mi è più congeniale. Quindi quello che Esatto. mi piace è che tu permetti di, cioè, di fare sia dei cambiamenti piccoli e comunque sempre in crescendo, ma soprattutto per tenere un regime che è sostenibile nel tempo, cioè non è niente di traumatico. Io quando ho iniziato avevo paurissima di questa cosa e invece no, sono cose, io adesso mi hai fatto cambiare tanto dalla mia alimentazione all'inizio, io se fossi partita a mangiare adesso come facevi all'inizio non ci sarei riuscita, sarebbe stato Oh, uno bravo. sconvolgimento troppo, mentre Bravo. adesso invece riesco e come c'è qualcosa che magari non mi torno, che Santo Davide, ti chiamo, ti chiedo, A mi parte Santo spieghi. Davide, nella mia esperienza mi sono accorto che nei percorsi che facciamo, che come sapete sono temporali, non faccio percorsi a lezioni, cose di questo tipo, perché i percorsi a lezioni semplicemente non funzionano. Vuol dire che io con Francesca e con altre persone, che vi ripeto che io lavoro a numero chiuso, perché? Perché diffidate da persone che vi dicono: io seguo centinaia di persone, è impossibile. Cioè, io seguo a numero chiuso un tot di persone, tant'è che a volte devo rimandarle, no? Ma la cosa interessante è che comunque le mantengo monitorate, quindi una volta ogni 20 giorni andiamo a ritoccare qualcosa. Non sente mai Francesca il cambio netto. Lei dice: se io penso a quello che facevamo, io dico: cavolo, quante cose che sono cambiate adesso, non ci riuscirei, no, a fare un cambiamento così netto se fossi la Francesca di prima, no? Sì, Ma no, è. la cosa interessante di questo è che ogni 20 giorni andiamo a modificare un pochettino quello che stiamo facendo, sia sull'esercizio, sia sulle magari la meditazione, sia su come andiamo a mangiare, i periodi e altro. E l'obiettivo che ci siamo messi, sia con la quale un obiettivo che poi mi ha permesso di agire come volevo io, gli ho detto: Francesca, dobbiamo perdere questo tot di centimetri o altro, dobbiamo farlo poco a poco. Perché? Perché l'essere umano, il metabolismo e tutto si va ad adattare lentamente alle nuove situazioni. Quindi prima cosa accadeva? Perdeva, ma poi riacquistava. Adesso no, adesso stiamo andando in una direzione dove poi saremo lì e che ci giocheremo su quei numeri. Cioè, questo è un po' il concetto. Allora, no, volevo chiederti, giusto per concludere. Allora, se tu adesso esci di casa stasera, attenzione, va a fare anche gli aperitivi, eh? A fare gli aperitivi, intanto magari un po' spaventata, cosa potrei bere in un aperitivo, cosa non, perché gli Sì, aperitivi Davide, aiutami, devo fare l'aperitivo, come posso fare? esatto, così, che cosa posso, come posso bere, perché poi la paura è di rovinare quello che abbiamo fatto. Quello che Sì. spiego sempre a lei non è che una cosa rovina, ma è il computo settimanale che rovina, che se su 7 giorni ne facciamo 5 fatti male, allora non andiamo da nessuna parte. L'aspetto però che volevo dire, che volevo chiederti, è: preparati, che è un domandone questo, eh. Allora, esci di casa stasera, esci, fai per andare a prendere la macchina, giri l'angolo e vedi la Francesca di prima. Una persona che conosci, ma è la Francesca di prima. Ti viene incontro, ciao, come stai? Qual è la prima cosa che ti viene in mente da dirgli? Cioè, che cosa vorresti dirgli? Che cosa ti piacerebbe comunicare con la Francesca rispetto allo stato d'animo che hai adesso, eh? Allora, dato che io ho sempre sofferto, e tantissimo, di forti cali di energia già da dopo le 5, e tanto da dover tornare a casa subito dopo il lavoro e sdraiarmi e dormire un'ora,
Mi direi. ricordo benissimo quella cosa, che c'era di mezzo anche questo problema che non Sì, era da poco. cosa che adesso anche gente esterna mi ha detto: Madonna, ma sei ancora sveglia a quest'ora? Sei ancora attiva? Com'è possibile? No, gli direi di iniziare subito a fare così, perché tanta di quella fatica, di quell'energia che ho fatto e di quell'impegno che poi è stato fatto ma nella direzione sbagliata, fatta subito nella direzione giusta, mi sarei risparmiata tanta fatica, tanti Ma dolori. sai cos'è? Che quella Francesca, come io sto vedendo anche altre persone che possono pensarla così, vedono questo risultato lontano, vedono una montagna alta, la vedono difficile, no? O no? Quella Francesca vedeva Sì. uno scoglio grande, no? Perché sai, quando ti impegni, l'impegno c'è, ma i risultati no, ti scoraggi. E quindi gli direi di iniziare subito a fare in questo modo, perché è così che tu ottieni, puoi ottenere risultati piano, senza dover raggiungere il peso forma in un mese, un po' alla volta, ma nel modo giusto, piuttosto poco ma bene, secondo, cioè, è molto meglio che tutto subito per poi dopo riprenderli e scoraggiarsi. Quindi gli direi di mantenere una linea giusta come sto facendo adesso e di tenerla nel tempo. Senti, ne approfitto della diretta, tanto una cosa nostra, ma che poi c'è, nel senso può essere tranquillamente raccontata a tutti. Come sta andando questo periodo con gli aminoacidi? Ma ti dirò, non, cioè, non è tantissimo che li sto prendendo, però allora, dato che l'energia già era sistemata, mi ha calato molto la fame, cioè nel senso magari io avevo un po' di buchi, dei languorini, non fame, però più che altro dei languorini, quelli diciamo è come se si fossero risistemati e io avevo lo dico per chi non lo sa, ho avuto dei piccoli episodi in cui sentivo una carenza di dover mangiare, e Ah, quelli no, sì. sono E più. io infatti volevo, era lì, no? E cosa è successo? No, non sono più tornati, sto benissimo, non ho più neanche, prima avevo dei languorini e sono più neanche i languorini e quindi sono molto, molto Come li stai contenta. gestendo? In che orari li stai gestendo? Allora, lì alle 10:30 e 3:30-4. Cioè, Stop, stop, per te, stop. Va benissimo, continua così, perché vanno nel punto che era quello, se ti ricordi, il punto difficile, no? Il punto che magari arrivi a pranzo e invece con quelli vai di lusso. sì, vado dritta proprio. Benissimo, 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 benissimo. Grazie, grazie Grazie della a diretta tutti. e ciao Fra. Ciao. Ciao.